Ferruccio Dardanello, Presidente della Camera di Commercio di Cuneo. Lei non solo gioca in casa perché siamo a Cuneo, ma perché qui stiamo parlando di Europa e di nuovo di quei territori, Imperia, Nizza, Cuneo, la Costa Azzurra, che lei da anni ormai vede come una casa comune, così? Ma il tempo solitamente dà ragione a chi ha avuto delle capacità o delle visioni o delle volontà di in qualche modo creare le condizioni per rimettere insieme dei territori che hanno fatto parte della nostra storia e che oggi possono e devono diventare l'elemento nuovo, cardine per costruire pagine importanti del nostro presente guardando positivamente al nostro futuro. Sarà bello vedere queste bandiere del Piemonte, della Liguria, della Francia, dell'Europa, oggi al centro di questo bellissimo incontro tra comunità, tra società che hanno fattori comuni da mettere insieme, che vogliono in qualche modo, lavorando anche grazie alle risorse che la comunità economica ci mette a disposizione, costruire positivamente pagine importanti del nostro domani. Questi tre progetti sono frutto di una lunga concertazione avvenuta in questi mesi, in questi anni, ma sono il preludio, l'inizio di un percorso che dovrà sempre di più vedere quest'area benedetta, fortunata, voluta dal buon Dio che ci ha regalato e nella quale, come dicevo poc'anzi, abbiamo anche avuto la fortuna di essere nati e di vivere la nostra vita, ci permetterà, ecco, utilizzando queste magie, queste emozioni, questa ricchezza incomparabile che noi abbiamo, di dare, io dico, nuova prospettiva, nuovo lavoro, nuovo futuro anche alle nuove generazioni, a coloro che devono rimanere su questo territorio e da questo territorio averne poi dopo gli stimoli per poter guardare positivamente al domani. Ecco, questi tre progetti sono un inizio, una partenza, che dovranno sempre di più cementare le volontà dello stare insieme, e credo che le Alpi del Mare, mai come in questo momento, diventano al centro di questo percorso addirittura europeo, e non solo, ecco, trovare con le diversificazioni che logicamente questi territori possono avere le motivazioni per poter progettare positivamente il dopo. Turismo sicuramente sì, tutela dell'ambiente sicuramente sì. Ricordiamoci anche che fra qualche settimana, io penso che a Baku arriverà una consacrazione definitiva, che questo territorio diventa addirittura patrimonio dell'umanità, qualcosa, un patrimonio di tutti, ben inteso, perché diventando patrimonio dell'umanità diventa patrimonio globale, ma ci darà sempre di più la consapevolezza che vivere questo territorio e viverlo positivamente sarà per noi un motivo non soltanto di orgoglio, ma di stimolo anche alle istituzioni per creare pagine importanti di storia futura.